Visto che abbiamo parlato stamattina di archivi, anche in questo caso siamo partiti da un archivio Verifica che ci presenta un progetto di Comore 6 che ragiona sul fenomeno ultra a partire dall'archivio in particolare dei tifosi del Milan. Ha raccolto una serie di materiali, sticker, ma non solo, anche documentazione fotografica rispetto a delle vere e proprie coreografie che vengono messe in atto, e ha quindi contestualizzato quello che è un fenomeno più ampio in un caso specifico. E la cosa, a mio avviso, molto interessante, a parte la sistematicità, no? E anche la capacità di costruire un modello di analisi che hai messo a punto, è proprio quella di riuscire un po' ad espandere un'analisi dal mondo dell'immagine al mondo legato ad altre rappresentazioni, altre manifestazioni di questo fenomeno, che utilizzano invece lo spazio e il tempo in modo differente. E questa analisi ha portato anche alla luce alcuni aspetti contingenti, materiali, legati alla materialità delle rappresentazioni visive. Sono dei casi che a me sono sembrati molto interessanti, come il fatto che alcuni simboli, alcuni elementi grafici siano stati utilizzati da fotografia ma anche da altre tifoserie, ci sia la possibilità di una sorta di risignificazione e riappropriazione di alcuni elementi, la creazione di un linguaggio che è aperto quindi va anche tutte quelle logiche di definizione di identità tramite il linguaggio che diamo per scontato di solito, per cui un certo linguaggio è costruito in un certo modo solo perché deve rappresentare un gruppo che è portatore di un interesse, ma non altri. In realtà le cose si complicano molto mettendo le mani su quelli che sono gli artefatti grafici per sé. Però lascerei spiegare a te. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Come spiegato dal relatore, la mia tesi si concentra sull'analisi dell'estetica del fenomeno ultra, e in particolare mi sono concentrata sulla curva sud del Milan. Ho analizzato due aspetti: la performance che ogni domenica avviene sugli spalti e l'aspetto grafico delle performance, e il linguaggio e la simbologia che adottano Curva Sud Milano attraverso l'analisi degli adesivi che hanno prodotto nel corso dei decenni. Innanzitutto è doveroso fare un'introduzione su che cosa sia il fenomeno ultras, che è una sottocultura viva che, grazie alle sue caratteristiche antagonistiche e evoluzionarie, può essere definita una vera e propria controcultura che è in continua metamorfosi ed evoluzione. Non è un caso che il primo gruppo ultra formatosi in Italia nasca nel 68 ed è la Fossa dei Leoni di Milan, e il 68 è un anno cardine per la società italiana e non solo europea, grazie alle manifestazioni sugli test, e poi anche nel 69 con le manifestazioni operaie. I primi gruppi ultra si sono formati da giovani ragazzi, adolescenti o poco più che 20 anni, che guardano a queste manifestazioni di piazza e attingono simbologie e gestualità da poi portare all'interno dello stadio sugli spalti, e lo stadio diventa un luogo per loro di aggregazione in cui poter essere loro stessi in una società che non li comprende. La prima parte, quindi dopo un'introduzione su che cos'è il fenomeno ultra, mi sono concentrata sull'aspetto della performance dello spettacolo sugli spalti. Innanzitutto è doveroso fare una precisazione, ossia che i linguaggi e le gestualità sottengono tutti a un principio, ossia quello del discredito dell'altro. Quindi non bisogna sovraccaricare di troppo significato questi gesti e queste parole, perché qualsiasi cosa per loro è messa a profitto per screditare l'altro, e dall'altro lato invece inneggiare e glorificare i propri colori. Pasolini, in un'intervista all'Europeo del 70, affermava che il calcio è una rappresentazione sacra del nostro tempo, e soprattutto che il calcio è lo spettacolo che ha sostituito il teatro. Su quest'ultima affermazione ho basato la mia prima parte di analisi,
possiamo affermare infatti che quello che avviene sugli spalti è una performance, ma è anche un vero e proprio spettacolo totale, perché vengono presi tutti gli aspetti della comunicazione, quindi quella verbale, gestuale, grafica e strumentale. In questo video con la curva sud di Roma.
In questo caso invece è un insulto rivolto ai poliziotti, perché a partire dagli anni 90 diventano il nemico numero uno degli ultras, grazie a un fenomeno di repressione molto, molto forte rispetto al fenomeno. Poi ho inserito invece una parte molto ampia di fotografie che mostrano come lo spettacolo, ma soprattutto le coreografie, siano cambiate nel corso dei decenni. Questo è un fotogramma che riprende la stessa partita del primo video. Qua nell'84 viene inserito per la prima volta il bandierone contro curva, che poi si evolve in quelle che noi conosciamo nelle attuali coreografie. Qua siamo nel 92, quindi coreografie che riprendono non solo più il settore di cui facciamo parte gli ultras, ma posizioni più ampie di stadio. E poi coreografie invece degli ultimi anni che sono, che impiega, cioè ci impiegano anche mesi per realizzarle. Il secondo aspetto invece che ho analizzato è quello del linguaggio della simbologia, e l'ho fatto attraverso l'analisi degli sticker realizzati. Mi sono concentrata sugli adesivi perché a partire dagli anni 80 gli ultra si cominciano a realizzare i gadget, e la Curva Sud del 2000 è il primo a far ciò in Italia, a realizzare i gadget per finanziare poi coreografie e trasferte, ma diventano anche delle vere e proprie oggetti di collezionismo, e secondo me rappresentano al meglio quella simbologia e quei valori legati allo stile di vita ultras. Per l'analisi ho creato un modello che si divide in due parti: analisi dei contenuti, quindi ho analizzato la retorica verbale e la simbologia adottata, e poi invece mi sono concentrata anche sull'aspetto grafico figurativo, andando a vedere magari le retoriche verbo e le figure retoriche verbo visive adottate, la componente plastica e la componente tipografica. Ho diviso però l'analisi in due parti. Una prima parte si concentra sugli sticker di Brigate Rossonere e di Fosse dei Leoni, perché sono i due gruppi più numerosi della Curva Sud del Milan e che hanno, diciamo, una temporalità comune, quindi a metà anni 70 e inizio anni 2000, e poi la seconda parte invece è su Curva Sud Milano, che è nato nel 2010, e poi i due gruppi Estremi Rimedi e Vecchia Maniera, che lo confondono. In queste ultime slide vorrei mostrare alcuni sticker e alcune caratteristiche, alcune simbologie e linguaggi che usano. Questi sono i simboli di Fosse dei Leoni e Brigate Rossonere. Vi è una forte componente politica, soprattutto per quanto riguarda le Brigate Rossonere, come si può anche capire dal nome Brigate Rossonere, e una simbologia politica di sinistra. C'è da dire però che adottano sì linguaggio e simbologia, ma li snaturano del loro significato reale, mantenendo solo l'apparenza e l'aspetto. Un altro linguaggio, un'altra cultura a cui fanno molto riferimento è quella inglese, che poi d'altronde è quella che ha inventato un po' il tifo organizzato con gli hooligans. A partire dagli anni 80 inoltre c'è anche paradossalmente un ritorno ai campanilismi, quindi adottano simboli e colori della città di appartenenza o anche magari l'uso del dialetto, con questo aspetto un po' medievaleggiante. Brigate Rossonere inoltre realizza sticker molto più figurativi e illustrativi rispetto a Brigate Rossonere, basati soprattutto sull'ironia, mentre Fosse dei Leoni, soprattutto per quanto riguarda gli sticker del tesseramento, ha uno stile più plastico, più geometrico, basato sui tre colori fondamentali del Milan. C'è anche una componente fotografica, anche se è rara, e nel complesso riprendono sempre lo spazio della curva di loro appartenenza. Poi arriviamo invece agli sticker di Curva Sud Milano, appunto fondata nel 2010, e le tematiche cambiano notevolmente, anche la qualità grafica. C'è sempre la componente di insulto verso i cugini interisti, ma fa parte
del gioco, e una tematica molto, molto presente è quella dei diffidati o comunque dell'odio verso i poliziotti. E poi un'introduzione che fanno è quella degli sticker legati alle coreografie realizzate. Quindi queste due sono delle coreografie e poi loro realizzano gli sticker da vendere in curva. Vorrei concludere la presentazione con questo video in cui cantano il coro da cui ho preso il titolo, perché L'unico amore 6 è il coro di è il verso di un coro della Curva Sud recentemente inventato, che secondo me rappresenta al meglio quello che è il credo del fenomeno multisexuale, ossia un amore e una fede incrollabile ed eterna verso i propri colori. Volevo chiederti una cosa, innanzitutto due cose, anzi. La prima riguarda un po' il modo in cui hai preparato questo materiale, e se quindi hai avuto anche modo di discutere un po' di questo materiale con le persone interessate, quindi sì, cercando un attimo di trovare un dialogo a partire proprio dagli oggetti. Questa è la prima cosa. La seconda, quella che diciamo un po' prima, se dall'analisi sono emerse delle cose, degli elementi particolari su cui hai concentrato quelle tue conclusioni. Allora, i materiali è stato difficile reperirli, perché paradossalmente il mondo ultras è un mondo molto chiuso, e in realtà neanche paradossalmente, perché cercano, cioè si sentono sempre accusati di violenza e quindi cercano di mantenere il loro mondo chiuso. Gli sticker che ho inserito in tesi li ho presi prevalentemente, anzi, cioè li ho presi da due ragazzi che ho trovato su Instagram, hanno aperto delle pagine Instagram della loro collezione. La maggior parte arriva da questo ragazzo che frequenta la Sud, e sono andata personalmente a casa sua a fotografarli, e lì abbiamo parlato con alcuni aneddoti li ho anche scoperti da lui. E invece dall'altro è stata una comunicazione solo sui social, ma sono emerse alcune tematiche che non avevo trovato dalla mia ricerca. Per esempio, il primo sticker che ho inserito è quello del logo delle Brigate Rossonere, che ho messo anche in presentazione, ed era interessante perché lui mi ha mandato altri sticker, uno dell'Inter, uno della Juventus che ho inserito, che riprendono quasi identicamente quello sticker. Questo perché mi ha detto che negli anni 80 venivano stampati con i cliché gli adesivi, e quindi quando un tifoso andava dallo stampatore e diceva voglio stampare uno sticker, e lo stampatore diceva abbiamo questi cliché, e quindi stampavano così. Ed è paradossale che una squadra come l'Inter, come la Juventus, riprenda il logo delle Brigate Rossonere. Oppure un'altra cosa che è emersa parlando con questo ragazzo è il fatto che sempre negli anni 80 riprendevano molti, guardavano quello che avevano attorno, quindi riprendevano, non lo so, magari loghi di discoteche o locali che frequentavano, oppure locandine di film, o ancora le copertine dei CD che ascoltavano. L'altra domanda? Okay. Io dal tuo racconto ho sentito emergere le correlazioni che ci sono tra le culture e le società. Quanta incidenza c'è, quanto investimento c'è da parte di una società. Allora, le tifoserie sono poi controllate, no? Fra virgolette, da un patto non scritto tra le società, come la Juve sono andate
in tribunale per queste cose, in Milan con la vetta di Berlusconi è stato trattato, è stato portato in tribunale per un'eccessiva interazione con le Io comunque mi sono concentrata sull'aspetto estetico. È anche difficile capire le relazioni tra gruppi e società, perché loro non vogliono parlarne assolutamente. È tutto un po'. Per esempio, questo sticker, quello di Hellboy, io ho parlato con un altro ragazzo che fa parte però della curva sud dell'Inter e lui mi ha spiegato come in questo caso ci sia stato un connubio società e curva sud del Milan, perché era proprio, cioè, l'hanno fatto questa coreografia proprio nel periodo in cui usciva il film Hellboy, l'ultimo film credo, quello del 2019-2018 comunque, e hanno realizzato la coreografia sovvenzionati dalla società. Esattamente. Comunque, all'inizio no, all'inizio cercavano sempre i pionieri, quelli che vengono definiti pionieri, avevano un rifiuto verso la società. E ora sì, ora c'è anche per esempio Curva Sud, è gestita probabilmente dalla mafia calabrese, cioè i definiti calabresi che hanno fatto fuori la Fossa dei Leoni e hanno preso loro in mano. Però sinceramente io dal mio piccolo non è che posso, cioè, perché non ho parlato, non sono riuscita a parlare direttamente con i capi o comunque i responsabili o i personaggi più importanti all'interno della Sud. Ho provato a contattarli e non mi hanno risposto, quindi ho parlato con me. No, è chiaro, è un mondo dove chiaramente la contaminazione società e curva certo. Avviene anche con un certo accordo per evitare che ci sia del merchandising, cioè curva servono a raccogliere tutt'altri fondi per tutt'altra cosa. La società in qualche maniera si adopera per le scenografie, per cui sono le coreografie. Sì, sì, infatti anche recentemente nelle ultime partite casalinghe del Milan Fiorentina e Milan Atalanta hanno fatto una coreografia per tutto lo stadio, quindi realizzata in sintonia fra Curva Sud e società. Cioè, Curva Sud ha pensato quale poteva essere la coreografia e poi la società è riuscita a realizzarla. E però ha preso tutto lo stadio. Poi sì, ci sono anche le gambe un pochino più legali, il fatto che all'interno di gruppi così chiusi, cioè anche volendo partecipare. Sì, si può partecipare quasi tranquillamente, nel senso che poi ci sono anche dei club, possiamo dire. Per esempio, il ragazzo che ho contattato per gli sticker, lui fa parte di un club dell'alta di Riva del Garda, appunto in quelle zone, che poi ha legami con la Curva Sud e quindi quando organizzano trasferte o anche poi le partite in casa, lui si appoggia al club e va allo stadio o alle trasferte. Per entrare si entra, però non nel mezzo, cioè stare le periferie. Entrare nel mezzo è più complesso, anche perché comunque non sono tutti i membri che fanno parte della Sud o comunque dei gruppi di casa. Sono, esatto. Sono? Manca proprio, come sei arrivato al primo? Cioè, una lontananza estrema, una vicinanza estrema? Cioè, come se... Allora, il calcio è sempre stata la mia passione. E così, c'era. L'ho scelto perché è un modo che prima di questa tesi io non conoscevo. Sì, mi piace andare allo stadio, vado, quest'anno sono andata 5-6 volte, però sempre dall'altra parte rispetto alla curva, non sono mai andata direttamente, cioè non sono ultra, non sono mai andata in Curva Sud. Però siccome comunque questa componente grafica e visiva molto, molto forte, anche molto interessante, ho detto provo, vediamo cosa dice. Se hai anche Striscia la Notizia, ha dedicato una parte di sesto agli striscioni, alle cose che escono dagli stadi, è un fenomeno culturale. Ma poi c'è una sottocultura alla fine che
è durata 50 anni, non ha ancora fine. Solitamente le sottoculture che noi conosciamo hanno vita brevissima, pochi anni. Invece questa qui, 50 anni che c'è, e esiste estremamente anche gli attacchi. Anche i cambiamenti. Anche i cambiamenti, sì, sì. Hanno subito per esempio un forte colpo il tifo in generale. Dopo l'introduzione della all'inizio con l'introduzione della PTV, quindi quando hanno cominciato a spezzettare il campionato su più giornate, perché all'inizio era solo alle 3 di pomeriggio la partita, poi hanno cominciato a farlo al venerdì sera, lunedì sera, poi calcio le partite infrasettimanali, mercoledì, comunque tutta gente che lavora, ha una vita privata ed è difficile. L'aumento del biglietto e infatti io mi sono sorpresa paradossalmente che nelle ultime partite in casa ho pagato il biglietto 10 euro, cosa che era, io non ho mai pagato un biglietto per andare a costare 10 euro. Ed è una lotta continua contro le società, contro questo, quello che loro definiscono il calcio moderno, contro la repressione dello Stato e della polizia, e di cui il potessere del tifoso è stato poi un duro colpo. Il fatto di sapere di essere comunque firmati, controllati, schedati. Quello è stato i DAS, in realtà più che la tessera del tifoso, perché in realtà è stato nulla di fatto alla fine, perché non è servita nulla, sono stati i DAS. Lo stadio dei Zerbi poi, per quello che è successo in Coppa Campioni con l'Inventus, i morti che ci sono stati, e non controllo la federazione. Ma la tessera del tifoso è stata introdotta nel 2008. E poi l'hanno tolto nel 2017. Sì, non me ne ero reso conto. Molti gruppi non hanno aderito alla tessera del tifoso. Solo per esempio Milan, Juventus, Inter quasi subito, ma per tenere buone le società. Infatti, per fare l'ultima domanda, poi ti ho giusto, io non chiedo nulla, ma a un certo punto tu hai mostrato una striscione. Sì. Ed era la didascalia indicata che era stato realizzato in occasione della fine del gemellaggio tra Milan e questa. Esatto, c'è anche lo sticker. Ma quando finisce il gemellaggio, quando esce fuori una striscione così? Questo è il ritorno Milan-Roma allo stadio di San Siro. Nell'andata, quindi a Roma, se non sbaglio, alcuni membri della Coppa Sud del Milan sono stati picchiati dai romanisti. Senza fare niente motivo. Questo è il posto fine al gemellaggio. Questo, i gemellaggi in realtà sono dei legami molto forti, ma che possono essere spezzati con nulla. Il Milan era gemellato anche con il Verona, poi abbiamo perso lo scudetto nel 77, se non sbaglio, 73, e basta, a posto fine al gemellato con il Verona. Eravamo gemellati con il Napoli, poi abbiamo perso lo scudetto nel 90, e quindi... Ma come nascono questi gemellati? Che volontà nascono questi gemellati? Passioni comuni, ideologie comuni, per esempio Inter e Verona sono gemellati perché hanno un'ideologia più verso l'estrema destra, da sempre. E il Milan, per esempio, è gemellato da decenni con il Brescia, sembra durare. E, fanno anche delle... Sì, non ci sono conflitti, quindi... No. Mi sembra che sia... Perché poi c'è anche la differenza tra amicizia e gemellaggio. Il gemellaggio è un rapporto molto più solido che si dimostra e inizia attraverso una processione che si fa in campo tra i membri dei gruppi che portano le rispettive bandiere. Le amicizie invece sono un pochino più blande, nel senso io non insulto te, tu non insulti me e non ci picchiamo. Va bene, non so se ci sono altre domande. Allora, io avevo però uscivo un po' da queste così, discussioni leggere, strutturare un po' più sul teorico. E no, ti volevo chiedere una domanda. Allora, tu hai lavorato, analizzato con gli artefatti grafici molto particolari, no? A me ricorso molto, forse per imitazione, tutto quelli che sono manufatti ideologici di regime, no? E siccome ha quella specificità qual è? Che messaggio e stile coincidono, o meglio ancora,
non voglio essere troppo serio, però secondo me sono, hanno un strutto molto particolare, significante, significato coincidono perfettamente. Allora, io mi chiedo, soprattutto negli sticker, con certe forme, cosa vuol dire analizzare una, sì, diciamo, un'unità sindica piuttosto che una struttura semantica così particolare? Cioè, come fai a analizzare, essendo in sé un organismo unico, no? Non sono imponibile, perché coincide tutto, no? Devo dire quella cosa che uso il modo grafico, no, semantico, per dire, quindi non c'è mai conflitto, no? Come sta? È molto complesso, perché io, allora, per esempio, per quanto riguarda striscioni o coreografie o comunque lo spettacolo, diciamo, alla fine loro prendono proprio le manifestazioni politiche, quelle che vedevano in piazza, non fanno altro che riprendere la loro quotidianità e trasportarla all'interno dello stadio. A questo punto non esiste, ma non sapevo che, cioè, rispetto a quello che diceva Luca, no? Cioè l'idea dell'utilizzo di una serie di simboli, vediamo così, c'è adottando effettivamente, come dire, iconografie molto specifiche, uno svuotamento di senso rispetto, sì, no? Cioè, all'origine di quello stesso simbolo, perché se pensa alla stella delle BR. Esatto, no? Sì, sì, certo. Di vista. Allora, questo è più forte per quanto riguarda gli anni 70-80, nel senso che la maggior parte dei gruppi ultras che nascono dagli anni, che poi nascono negli anni 70, hanno un'ideologia prettamente di sinistra. Sono pochi quelli di destra, estrema destra, comunque si parla sempre di estremismi politici, e riprendono Brigate Rosso Nere, il gruppo, diciamo, più politicizzato all'interno della curva, riprende tantissimi simboli di sinistra, ma li scartano dal loro significato, sì, reale, certo, politico. È più un'adozione di quei simboli perché sono belli, perché danno quel senso che loro vogliono trasmettere in tutte, sì, le... Sì, chiaro, però quel simbolo culturalmente non è che perde del tutto. No, perde significato. Chi non appartiene al gruppo ultra guarda, sì, è chiaro che pone sul nostro esempio. Ma per lei dal sub, no, è abbastanza... Per esempio, uno dei simboli più usati in Corea Sud per decenni è stato quello della P38, che era dell'estremismo politico di sinistra. Questa cosa un po' cambia negli anni 90, perché c'è da dire che negli anni 70 sono questi ragazzi che vedono le manifestazioni di piazza e assorbono i simboli e i gesti e li portano allo stadio. Negli anni 90 invece no, negli anni 90, soprattutto per quanto riguarda i movimenti di estrema destra, si comincia a entrare all'interno delle curve, proprio i militanti. Quindi il significato che prima era solo fittizio ora diventa un significato reale. E infatti negli anni 90 emergono sempre più simboli di destra, croci celtiche, svastiche, emerge il razzismo che c'è ancora oggi. Però anche lì c'è da dire che, da quello che ho potuto capire, da quello che ho visto, che la curva non è altro che lo specchio della società. Quindi i problemi che la società italiana aveva negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90 e tuttora sono solo più amplificati all'interno dello stadio. Quindi negli anni 90 c'era il problema dell'immigrazione per la prima volta extracomunitaria e emerge il razzismo. Cominciano a essere esposti simboli nazisti, simboli di estrema destra, ma comunque non fa altro che far emergere un problema che era alla base della società stessa. Alla fine sono tutti ragazzi, quelli degli ultras. Un'altra cosa interessante del fenomeno italiano è che è molto interclassista, quindi tu all'interno della curva puoi trovare l'operaio, ma puoi trovare anche l'avvocato o il medico o il falegname, cosa che invece non c'è nell'hooliganismo, perché i hooligan sono soprattutto operai, fanno parte di quel mondo operaio. Sì, comunque anche il muro nero, l'ultimo corso che hai citato, no? Quelli sì, non si parla dei black block. Loro, no, in realtà lì riprende
detto, perché la prima scuola ha avuto un periodo di buio, diciamo, quando si è sciolta la Fossa dei Leoni, che è il gruppo storico del Milan, e poi problemi interni, anche magari non proprio leciti e legali, e la repressione da parte della polizia, quindi per vari anni, per esempio, le bandiere non si potevano portare allo stadio, solo negli ultimi 2-3 anni che si possono portare bandiere, tamburi, e quindi anche il tifo era un po' più piatto. E loro hanno voluto fare un cambio, un restyling, possiamo dire, estetico, e hanno guardato al mondo tedesco e est-europeo per quanto riguarda il tifo, in cui questa cosa del muro nero con tutti i vestiti di nero viene adottato. Ed è la prima curva che fa questo restyling, e non veniva accettato, non è stato accettato dagli altri gruppi ultras. E invece adesso è una delle migliori curve in Italia, come tipo. Grazie. Grazie. Veronica Nascere, Ucraina, direttore di questo istituto, che conferisco il diploma accademico di secondo livello in progettazione grafica ed editoriale per la valutazione